credo che penso che è il momento giusto di, e noi non dimentichiamo che abbiamo un grande tradizione della comicità, della letteratura comica nel mondo islamico, e questo film è un esempio, come questi film, ci sono anche altri film che sono fatti nel mondo islamico, dentro della società, i giovani artisti, i giovani filmmaker che cercano di trattare le tematiche così importanti con un sorriso. Forse in Italia sono stati pochi film, ma nel resto del mondo ci sono tanti altri esempi. Io sono proprio contenta che c'è un film dopo la periodo di terrore in Francia, che c'è un film che parla delle cose molto profonde, molto difficili, senza paura. È importantissimo, perché quando abbiamo avuto questi attentati in Francia, la comunità islamica non aveva voce. E questo è un film positivo, è un film che si tratta dell'umanità, e non penso che è un offenso sulla comunità islamica. E per me è un grande dono. Per me questo film è un film che apporta un positivo, giustamente. Tutti i messaggi del film per me sono positivi. È l'incontro che è importante in questo film, e soprattutto penso la convivenza tra le persone. Perché cioè, alla fine, per esempio, Saladino, quando se ne va, cioè, rimane quello che era all'inizio, ma più aperto, cioè è un'apertura la cosa importante. Quindi penso che tutte queste persone, che forse sono un po' più fanatiche, che vedranno il film, se avranno anche il coraggio di andare a vedere il film, penso che capiranno la démarche, la volontà positiva di Firewall, di apportare un qualcosa di più. Ma penso che, insomma, la comunità islamica, come tutte le comunità, non è mai un monolite, no? Per cui Firewatch fa parte di questa comunità, ha voluto raccontarla, e quando uno sguardo parte dall'interno è sempre molto più interessante, no? Perché racconta le sottigliezze, le sfumature, che sono quelle che poi fanno le persone, perché non siamo mai una cosa sola. Riguardo la paura purtroppo è forte, anche per quanto mi riguarda, però appunto una lotta quella poi nel quotidiano, no? Di non farsi vincere, soprattutto quando poi si fa arte, comunicazione, bisogna cercare, no? Lì ti confronti veramente col tuo coraggio e su quello in cui credi, e se sei disposto veramente a metterti poi in gioco. Per Firewall è una necessità, è la sua storia, e poi per noi che apportiamo il nostro piccolo contributo, nel mio caso piccolo, c'è la volontà di contribuire a uno sguardo intelligente, ironico, e questo.